Ben ritrovati con la rassegna stampa, in studio con voi Rosario Moreno. Berlusconi e la sentenza che, secondo il riformista, dimostrerebbe la condanna sbagliata per frode. Insomma, ci sono tutti i fatti già accertati in modo incontrovertibile, scrivono di cui parla l'articolo, anzi di cui l'articolo non parla. Il quotidiano di Sansonetti sostiene che un verdetto del Tribunale Civile di Milano, di cui il Corriere ha scritto il 1 febbraio di quest'anno, smonti la sentenza della Suprema Corte che ha condannato l'ex premier. E poi riporta alcuni audio del giudice Amedeo, relatore, del verdetto di condanna emesso dalla Cassazione, che dice Berlusconi deve essere condannato a priori non perché è un mascalzone. Questa è la realtà. A mio parere è stato trattato ingiustamente e ha subito una grave ingiustizia. Insomma, oggi il magistrato è morto, ma davanti al CSM ha detto il contrario, cioè di non essersi sentito né condizionato né influenzato nel lavoro di redazione delle motivazioni della sentenza sul leader di Forza Italia. Cari amici, insomma, le fake news continuano anche sull'affare Berlusconi, anzi, principalmente. Vaticano, Papa Francesco commissaria la fabbrica di San Pietro, appalti assegnati senza gara e a manchi nei conti. Il pontefice ha nominato commissario Mario Giordano, affidandogli l'incarico di aggiornare gli statuti, fare chiarezza sull'amministrazione e riorganizzare gli uffici amministrativo e tecnico della fabbrica. Al centro dell'indagine penale vaticana, da quanto apprende il fattoquotidiano.it, ci sono gli appalti, in particolare quello dei lavori di restauro della cupola della basilica assegnati senza gare, acquisiti documenti e apparati elettronici dagli uffici tecnici e amministrativi. Coronavirus nell'ospedale di Alzano, almeno 110 ricoveri per polmoniti da agente non specificato tra novembre e gennaio. I dati che mostrano come probabilmente il coronavirus circolasse già nella Bergamasca sono contenuti nella richiesta di accesso agli atti presentate dal consigliere di azione Niccolò Carretta, l'ATS Bergamo numeri, appunto pubblicati in anteprima dall'Eco di Bergamo, che retrodatano l'impennata di polmoniti sconosciuti allo scorso dicembre. Decreti e semplificazioni, il ministro Costa dice condono edilizio, se c'è non dirò mai sì. Morassut dice una norma ammazza suolo. Il premier Conte ha convocato alle 18 i capi delegazione della maggioranza. Sul tavolo la bozza del decreto e anche l'articolo 10 che prevede solo una sanzione per gli abusi edilizi leggeri. Dal Dicastero dell'Ambiente arriva un no bipartisan alla sanatoria. Il ministro 5 Stelle alla stampa ha detto che è inammissibile e il sottosegretario è deputato PD e dice che è tempo di Green New Deal, non di consumo del suolo. Droga, come cambia il consumo in Italia? Cocaina in aumento vertiginoso, un più 11% di morti per overdose, preoccupano appunto le droghe sintetiche. Stesso numero di denunce e operazioni, ma quantità di stupefacente dimezzata è quanto emerge dalla relazione annuale 2020 della Direzione Centrale per i Servizi Antidroga, che traccia l'andamento del narcotraffico in Italia e di conseguenza descrive il consumo di sostanze illecite da parte degli italiani. Notizie da Napoli e dalla Campania. Campania, De Luca consegna 140 bus nuovi. Dice l'obiettivo è arrivare a quota 1000. Consegniamo oggi una trentina di autobus nuovi di una fornitura di 140 bus che si aggiungono ai 270 già consegnati. Complessivamente il programma della Regione Campania prevede l'arrivo di 1000 bus nuovi. Lo ha detto appunto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, presentando a Pontesilice, nello stabilimento Firema, una parte della nuova fornitura di autobus della Regione Campania. Regionali Campania 2020, Caldoro si presenta e accusa De Luca, dice ha nascosto i dati del focolaio di Mondragone. Sul risultato elettorale siamo fiduciosi, ho fatto tante battaglie e questa per alcuni versi è la più difficile, la più bella. Si presenta così Stefano Caldoro, candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Campania, in conferenza stampa con i coordinatori e segretari regionali dei partiti di centrodestra che sostengono la sua candidatura. Abbiamo i simboli che costituiscono il centrodestra nei gruppi parlamentari e le componenti politiche e che sono organizzate in Parlamento.
presenti nel territorio, ma ci saranno anche altre liste, ha aggiunto. E a chi gli chiede delle liste pulite del patto proposto da 5 Stelle, risponde: la nostra coalizione ha avuto sempre idee chiarissime. Le regole le decidiamo noi e sappiamo deciderle e rispettarle. Notizie da Treviso e dal Veneto. 3 contro 1 neonazisti denunciati per aggressione a Treviso sono conosciuti come tifosi del Treviso Calcio e in 3 hanno picchiato un ragazzo che li aveva guardati male e poi ancora un altro che aveva preso le sue difese. A fuoco un appartamento a Trevignano, 2 donne intossicate, leggermente intossicate 2 donne, figlia e anziana madre, che sono state trasportate all'ospedale di Montebelluna. A Treviso chiude a sorpresa, cade il galletto, licenziate 12 dipendenti. Arriva inaspettato l'annuncio della proprietaria di Cade il Galletto di voler cessare l'attività, lasciando a casa i dipendenti e facendo perdere a Treviso uno degli alberghi storici, nonché centro congressi. Schianto in scooter a Farra, indagato per omicidio stradale l'amico di Vittoria. Un'inchiesta della Procura dei Minori ha disposto gli esami tossicologici sul ragazzo che era alla guida della Vespa. Crollo del prezzo del prosecco, il Dodge superiore è stato venduto a 1,5 euro il litro. Insomma, c'è stata l'assemblea, 2 assemblee contemporanee nei consorzi produttivi, quelle dell'Asolo Montello e del Conegliano Valdobbiadene. Notizie dal Friuli Venezia Giulia. 8 indagati per il caso Centro Stupri, 2 le ipotesi di reato di cui i giovani friulani dovranno rispondere: istigazione a delinquere e incitamento all'odio razziale. Sono 8 le persone iscritte nel registro degli indagati per il caso Centro Stupri, che ha visto protagonisti alcuni giovani friulani, tutti maggiorenni, che hanno organizzato una serie di serate a tema appunto tra Lignano e San Daniele. Sono 2 i reati su cui si indaga: istigazione a delinquere e incitamento all'odio razziale. Dalla rotta balcanica a rischio di nuovi contagi, Riccardi commenta l'aumento dei casi di positività al coronavirus rilevati in Croazia, Serbia e Bosnia. La rotta balcanica genera molta preoccupazione perché si tratta di un flusso di persone fuori controllo, con molti individui giovani i quali, se affetti da Covid, sono molto probabilmente asintomatici e quindi potenzialmente fonte di possibili contagi. Così il vice governatore, con delega alla salute del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, in riferimento alla nuova impennata pandemica nell'area dell'ex Jugoslavia. Via Mercatovecchio dal 1° luglio riapre un altro tratto. Alle 10:30 c'è stata l'inaugurazione alla presenza del sindaco Pietro Fontanini e del vice sindaco e assessore ai lavori pubblici Loris Micolini. Domani, mercoledì 1° luglio, riapre al pubblico il nuovo tratto di Via Mercatovecchio. Quindi, dopo la prima riapertura del 3 febbraio scorso, è stata completata un'altra tranche dei lavori di ripavimentazione. Alle 10:30 sarà quindi inaugurato un nuovo tratto alla presenza del sindaco Pietro Fontanini e del vice sindaco. Busta con proiettile al sindaco, allarme a Palazzolo. Il primo cittadino Franco D'Altilia si dice sereno, ma non manca la preoccupazione per la mia famiglia, ha detto un proiettile indirizzato al sindaco di Palazzolo dello Stella. Franco D'Altilia è stato trovato ieri mattina dai dipendenti dell'ufficio protocollo nel municipio. Era contenuto all'interno di una busta bianca, senza altre scritte, se non quella che indicava come destinatario il primo cittadino. Coronavirus, Croazia, Slovenia e Serbia, le osservate speciali in aumento i positivi registrati negli ultimi giorni nell'area dell'ex Jugoslavia, ma anche in altri paesi dei Balcani. C'è preoccupazione per l'aumento del numero di nuovi positivi, appunto, registrati dal 24 giugno in Croazia e per l'aumento dei casi anche in Slovenia. Lunedì 29 giugno in Croazia sono stati registrati 34 nuovi contagi su un totale di 2.725, ma nessuno in In questo periodo, meta di tanti turisti, tra cui molti italiani, mentre in Slovenia si sono registrati 4 casi su 1.585. Cari amici, con questo è tutto. Termina qui questa edizione della rassegna stampa. In studio con voi Rosario Moreno. Buon proseguimento con la programmazione.